Terminato l'incontro con i sindaci del comprensorio rifiuti, erano presenti 25 comuni su 35, ho illustrato a tutti i sindaci presenti l'esito della riunione di questa mattina in prefettura che è durata circa 3 ore con Sua Eccellenza il Prefetto, rappresentanti della Tradeco e rappresentanti sindacali dei lavoratori, durante la quale è emersa la problematica del pagamento degli stipendi che porterà, credo, a uno sciopero il 16 luglio se non saranno pagati gli stipendi. La società sostiene di essere indietro col pagamento degli stipendi in quanto parrebbe che alcuni comuni siano in ritardo. Io ho fatto presente la problematica a tutti i sindaci presenti, li ho pregati di rispettare le scadenze dei pagamenti. Devo dire sinceramente che non mi è sembrato che ci siano delle grosse somme in discussione, perché leggendo un prospetto che ha prodotto la Tradeco risulterebbe un insoluto sulle fatture di 1 milione di euro, però in quell'elenco ho visto che c'è anche compresa la fattura del Comune di Imperia e quella di Lamarina, che sicuramente, di questo ne sono certo, hanno già pagato il servizio. Quindi bisogna capire se esattamente quant'è la cifra, qual è la cifra di cui si sta parlando. Credo che sia inferiore a quello che sostiene la Tradeco. Dopodiché ho fatto presente la situazione, ho fatto presente le rimostranze che ha la Tradeco nei confronti della stazione appaltante e nello specifico sono la mancanza della consegna dei tre centri di raccolta, il ritardo dei pagamenti come detto prima, la modalità di calcolo delle penali perché secondo loro dovrebbe essere calcolata in maniera differente su base annua e non su base mensile come stiamo facendo attualmente, quindi mi sono fatto dare mandato dall'assemblea dei sindaci del comprensorio di incaricare un legale specializzato in materia affinché dirima la questione delle penali e che cerchi di fare luce su alcuni punti po troppo poco chiari del capitolato per cercare di far sì che vengano appianati tutti i dubbi e si vengano a cessare, diciamo così, tutte le scuse, le problematiche che la Tradeco sta evidenziando in modo da essere, diciamo, noi dalla parte corretta, giusta e quindi richiedere poi con forza l'applicazione del contratto.